grazie a tutti di essere qua e ringrazio anche Sabine per la bellissima lezione che ci ha fatto. Io sono rosso-blu, cioè io sono un provocatore proprio con la radice dentro nel blu e sopra proprio a, da sempre. Sono sempre stato un po' piccolo, piccolo, mia mamma diceva sempre dovunque vai devi sempre trovare da ridire, sono uno che discute, uno che combina sempre, quindi proprio c'è questa radice maschile quadrata, proprio sono un quadratone, io proprio del tondo c'è poco. E parlo di coltivare salute perché il tema sono i microrganismi, un po' sebbene prima vi ho fatto vedere l'importanza dei microrganismi, cercheremo di capire ancora, però bisogna fare un passo indietro perché parlare di coltivare salute bisogna capire come oggi noi produciamo gli alimenti, se realmente questo modo di produrre gli alimenti poi genera veramente salute. Cioè l'attuale modello agroalimentare coltiva salute? Ecco, questa è una domanda da farsi. Allora, anch'io sono molto legato alle parole, perché le parole sono molto importanti. Noi abbiamo un modello agricolo che si chiama agricoltura convenzionale ed è interessante il fatto della parola, se voi cercate sullo Zanichelli, la parola convenzionale è sinonimo di tradizione, quindi convenzione e tradizione sono la stessa cosa. Quindi ci viene, quando noi sentiamo la parola agricoltura convenzionale, ci viene l'idea che sia il modo con cui tradizionalmente noi produciamo gli alimenti da sempre. Quel modello invece agricolo, se lo vedete nella barra del tempo, noi abbiamo cominciato a coltivare circa 13.000-15.000 anni fa, grosso modo. Abbiamo smesso di vivere in maniera nomade, no? Vivevamo in piccoli gruppi, 40-50 persone, quasi sempre legati da legami familiari tra di loro, gli uomini a cacciare, le donne e i bambini a raccogliere. E non è casuale il fatto poi che tutte le divinità femminili dell'agricoltura a livello di tutto il mondo siano femminili. Sono solo divinità femminili, Demetra per i romani, ma in qualsiasi cultura sono femminili, perché erano le donne che hanno inventato l'agricoltura. È stata una donna circa 15.000 anni fa che ha capito una cosa che a noi sembra banale, ma non lo è. Cioè che da un seme, piantando un seme, rinasceva la pianta che rigenerava quel seme. Che non è, insomma, a noi sembra una cosa stupida, ma è una roba che è avvenuta. Ecco, comunque fate conto che 13.000 anni di storia, questo modello agricolo che chiamiamo convenzionale si è affermato a partire degli anni 50-60, cioè a meno di 60 anni. È tutto tranne che convenzionale, andrebbe chiamato moderno, chiamato, ma non c'entra nulla con la convenzione. È un modello chiaramente completamente diverso rispetto a quello che abbiamo fatto per 13.000 anni. È un sistema che usa una gran quantità di energia che viene inserita all'interno del sistema. Fate conto, questo sistema ha un grande bisogno di input esterni. Per darvi una dimensione, ogni anno questo modello agricolo immette nell'ambiente 200 milioni di tonnellate di fertilizzanti di sintesi che vengono quasi tutti per il 90% da fonti non rinnovabili e oltre 2 milioni di pesticidi, tonnellate di pesticidi. Questo per darvi un'idea della quantità di energia che il sistema ha.